Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e ben ritrovati in questo nuovo video di Expeditions Viking, non conquista, Viking. Ho raccolto i fiorellini che effettivamente erano uno qua, tipo, e l'altro era qua esattamente dove c'è il cimitero, e riportiamoli a Hulgarhotburg. Ho liberato gli altri fiori, ok, quello va bene. E questi sono dal cimitero. Ok. Ecco la fiaschetta che ti ho promesso. Ti farà stare meglio se non stai molto bene. Non usarlo troppo. Puoi darmi un rimedio contro le ferite? Hai deciso di andare in un posto in cui ti ferirai, non andarci. Ma so che non c'è niente che fermi voi giovani uomini quando avete deciso una cosa. Vediamo che cosa. Prova questo, mio caro. Ti tireranno su, ma ti manterranno sui tuoi piedi finché non sarai abbastanza in salute per avere una vera cura. Alcuni dei miei. Ah, è vero, perché c'è Nepia che è ferita. La curerai? Ok, sì. Un'ora più tardi. Nepia è a posto, vero? Ecco, ora falla solo riposare. Tempo e sonno si occuperanno del resto. Ok, tornerò tra un po'. Quindi adesso dovrei avere a Pappero qua. Dovrei avere Nefia che sta bene alla grande. Sì, non dice più niente, quindi suppongo che stia bene alla grande. Grazie, Hulda Krautol. Ma gli alberelli però, io volevo gli alberelli, ma dove ha alberifico qua? No, così è disattivo, così è attivo. Ma non vedo nessun alberello, non vedo nessun alberello. Come non l'avevamo visti d'altronde la scorsa volta. Ma, ah, tra l'altro ho trovato anche un cairn che ci ha dato un punto exp. Pappe, ah, cos'è questa roba qua? Però non ho la più pallida idea degli alberi, della vita. Potrei parlare con Sigridr? No, di non so che cosa. È a casa di Nefia? Dov'è casa di Nefia? Questa è casa di Nefia. Se ci può servire proprio. Ah, ok, quello aveva delle robe. Perché sulla mappa c'è indicata casa di Nefia. Dovrebbe essere proprio questa, proviamo a vedere. Tanto c'è anche lei con noi, quindi cioè, nel senso stiamo praticamente tornando a casa. Dimenticavo che c'è sempre il trenino di tutti. Ah, possiamo entrare, vediamo cosa troviamo in casa di Nefia. Non Nefia, perché è con noi. Magari saccheggiamo tutta l'abitazione di loro. Oh, beh. Ok, c'è la madre di Nefia, che si chiama Björgdis. Oh, Mazzetes, ti ha chiesto Nefia di venire? Volevo semplicemente vedere come tu e Eifura steste. È molto gentile da parte tua. Eifura sta un po' meglio oggi, ma è ancora molto malata. Con tutti questi problemi che abbiamo avuto ultimamente, nessuno ha avuto il tempo di portare altre medicine. Che cos'è che affligge tua figlia? Una tosse molto forte e una febbre bassa ma costante. La mia povera ragazza è stata a letto per settimane. C'è qualcosa che può fare Hulda? Fa già il meglio quando la sua testa la assiste. Hulda è saggia, ma è limitata dalla sua età. Dove prendi normalmente la sua medicina? La Ghidia Aribe sa come curare questa malattia. L'abbiamo fatto usare un decotto preparato da lei in passato e è sembrato aiutarla. Non so più. Ok, quando vado a Ribe prendo delle medicine per Eifura. Saremo in debito con te se riesci a farlo. Ok, quindi dobbiamo andare a recuperare le medicine per Eifura. Sta proprio male Eifura. Oh, ciao, Mazzetes. Sei
Sei qui per vedere questo, è gentile da parte tua. Volevo curarti una guarigione rapida. Abbastanza lontana, mi spiace. Sono stato così per settimane. Ho presto tua madre che ti prenderò delle medicine. Molto gentile da parte tua. So che andrebbe lei, ma non c'è nessun altro che può poi occuparsi di me. Sì, mamma deve stare qua e prendersi cura di te. Ce ne occuperemo. Riposati un po'. Va bene. Cos'è qua? Björgdis. Ah. Ah, è brava a cucire. Guarda che è in gamba, eh. Cos'è che c'è? Posso saccheggiare? Ah, no, è un furto. Si arrabbiano. Vabbè, niente. Grazie, lo stesso. Lo prendevo in prestito per Nefia, no? No. Ok. Ciao. E nulla. Allora adesso io non so questa cosa degli alberi, cosa cavolo fare. Boh. Facciamo che andare invece allora a occuparci dei tizi fastidiosi. Dobbiamo uscire dalla mappa, però comunque dobbiamo andare là a vedere che cavolo c'è con questi tizi fastidiosi. Ma tra l'altro noi abbiamo della gente con cui possiamo livellare della roba, no? Tipo, io potrei dare un Evil Dripper a tutto il mondo. Ok. Ok. Posso metterglielo. A giusto 10 punti. Le do un heavy sleeper, così si occupa della roba durante la nanna. Vai. Heavy sleeper ce l'ha. Lui non ce l'ha, heavy sleeper, gli diamo heavy sleeper anche a lui. Gli diamo heavy sleeper anche a lui. Anche lei, così avremo un sacco di roba in più. Tu anche, dormi pesante. Ottimo. Da quel che ricordo è molto comodo perché così almeno durante i turni di notte possono dormire poco e lavorare di più. Che è sempre una buona cosa. Allora, sì, devo tenere un occhio sulla timeline. Quindi non potrei fare tutto probabilmente. Hai circa un mese per prepararti. Ok. Ah, dice prepara una costruzione prima di andare. Allora, cosa. Non mi piacciono le cose a tempo comunque. Soprattutto una nuova location. Che location è questa? Ah, dove ci sono i tizi malvagi? Questa è la farm di Erlingr, quello che abbiamo ucciso così con cattiveria. Io ho molta paura però di sta roba a tempo. Spero che non ci rovini tutto perché. No, no. Tanto è nella foresta, magari è adesso cosa che ci. Oh, qua abbiamo scoperto degli altri camp qua intorno. Allora, chi deve venire con te? Ah, ne posso prendere 5. Allora, io prenderei Gunnar, Roskva e anche Asleifr. Heidis però la tengo da parte. A lui è devoto. Lei è pleased, pleased, pleased e lui è esitante. Perché lui ci voleva picchiare di brutto. Ma gli faremo cambiare idea. Cos'è tutta sta violenza qua? Allora. Vediamo un po' sta gente malvagia che si è accampata qua a caso. Tu sono tipo in 6 o in 7. Ah, Thorfinn ti sta seguendo. Sì, perché è lui che c'è tu dove erano, vero? Decidi cosa fare dei tizi che la occupano. Cos'è che c'è qua? I always loved these woods. Remember when we turned this into Asgard and we had to fend off a Jotun invasion? Yeah, that got so elaborate. That fantasy lasted a whole summer.
You were Thor, I was Belda, and Nifia was... Heimdall, but as a woman. Oh man, I forgot about that. Okay. You really needed some better role models growing up. C'è del sangue però, io sto vedendo qua, eh. Boh, della roba morta, cos'è? C'è qualcosa che è morto là. Qua c'è meno sangue, probabilmente è finito laggiù. Vediamo cosa... Chi questa gente è? Non è qui. Dice che l'uovo robusto si è sbagliato, eh? Si è giocato da 3 settimane ora, però non so più dove fare. Si ha controllato come ha detto l'uomo grosso. Ok, non l'hanno utilizzato molto tempo, sembra, questo fireplace. Ma i tizi dov'è che sono? Sono là dietro. Questo è un bel... no, oak, cosa che era? Quercia. Potrebbe esserci abbastanza legno qua per una nave forte e intimidatoria. Sì, ma non siamo qua per questo. Comunque vi ho scoperto almeno per cosa... Dove si passa qua per andare di là? Ah, dobbiamo fare il giro? Cos'è? No, cos'è? C'è un taglialegna molto dall'albero. Che c'è un sacco di sangue, di morte, che cavolo? Qua è la gente accampata, che cosa volete? C'è un gruppo di uomini, ok. Sono tutti giovani e forti, mi sembra che siano stati qui da un po' di giorni. Cosa state facendo nei miei boschi? Noi stiamo giusto attraversandoli. Guarda nervosamente agli altri e... Sì, retrocede un po'. Non devi preoccuparti, voglio solo chiedere un po' di... cioè fare un po' di domande. Si rilassa un po'. Scusate, non vogliamo creare nessun problema. Chiedi pure. Allora, look around the camp. Posso dargli un'occhiata? È difficile che io scopra qualcosa, ma... Niente, ho fallito. Da dove venite? Da molto sud. E cosa state facendo qua? Stiamo giusto attraversando, siamo mercanti. Se siete mercanti avrete di sicuro qualcosa da commerciare. Solo un paio di pelli, 30 ertug di argento. Senti, mi sembra abbastanza ovvio che non siate i mercanti, non apprezzo la disonestà, quindi penso che sia meglio che voi ve ne andiate. Sì, ok, va bene, ce ne andremo. Preparano le loro robe e si apprestano a partire. Ma cosa stavano facendo realmente? Non abbiamo avuto guai, però non abbiamo mica capito cosa stessero facendo qua. Look! A trail of blood leads out of the camp. Ma dove da che parte, scusa, il trail of blood? Abbiamo visto prima il sangue, mica qua. Ok,
Ah, un kernel, più esperienza. Erbe. Ah, ok, un olmo. Possiamo usarlo per una nave piena di spazio per le merci. C'è un arco abbandonato qua. Scusa, quest'altro cos'è? Però cosa? C'è dell'altro sangue qua. Ma non posso capire di più. Ah, ok, un coriglio che è caduto dalla trappola. Chi è l'Eifre? Un viaggiatore sta prendendo pausa, attaccato a un albero, appoggiato a un albero. Stai prendendo parecchia roba. Sei interessato a commerciare? No, spero di commerciare per qualcosa di specifico, ma non l'ho ancora trovato. Cosa stai cercando? Mio fratello, se dovessi sapere. Se, anche se. Dubito che sia vivo a questo punto. Cosa è successo a tuo fratello? Ha lasciato la nostra fattoria molti anni fa, quando è stato reclutato dalla ciurma di mio zio. Non è mai tornato. Forse posso aiutarti a trovarlo. Si chiama Egil. E l'ultima volta che l'ho sentito stava passando attraverso questo bosco 5 anni fa. E qui ho perso le sue tracce. Non conosco nessuno con quel nome, ma darò un'occhiata in giro. Se lo trovi, ti venderò il mio equipaggiamento, se lo vuoi. Ok. Oh, qua non vedo assolutamente nulla. Poi c'è l'altro percorso che non è quello che abbiamo seguito. Ah, un larice. Ok, non è potente come la quercia, ma è più leggero, quindi sarà più veloce. Cos'è sta roba? Ah. C'è una sorta di nascondiglio. Qua. Morto. Però nulla, qua devo finire il vuoto. Non so cosa hanno da fare quegli uomini. Proviamo a chiedergli di sto tizio, se conosco sto tizio. Dov'è che erano? Erano qua. Posso parlarci di nuovo? No. Oh, qua ci sono delle ossa. There's bones here. A deer. Looks like wolves got her. Poor little creature never stood a chance. Una renna presa. Stay vigilant, lest we end up the same way. Questa è presa da un lupo. Questi sono i due tizi che parlavano prima. Stanno parlando di qualcosa che non trovano. Poi c'è un vecchio fuoco. Qua si esce qua. Ah, ok, è la cosa che volevamo cercare. Quella del tizio che ci ha dato, che aveva nascosto il tesoro là. Ah, stanno arrivando qua. Tutto a posto, questa roba appartiene a noi. Daccela, ci saranno dei problemi. Dovreste essere la vecchia gang dell'uomo che ci ha mandato qui. Stavo cercando per il nascondiglio di quel. Da quando è stato catturato. Non mi aspettavo che convincesse qualcun altro per recuperarlo al posto suo.
Quindi è così, vuoi crearci dei guai? Questo non è vostro, se non siete d'accordo potete provare a prenderlo. Ok, quindi vado per i problemi. Guardate, i problemi li prendete voi in faccia fortissimi. Allora. Andrei su questo che è un curino. Tu. Vai qua. Manca il tizio degli alberi, sì. Lol. Nefia l'ha detto qua. Roskva. La terrei nelle retrovie, se possibile. Ando il tizio superpower qua. E. Lui lo vendo qua. Spero che non ci aprano in due, perché sono in 6 e noi siamo in. 7. Vabbè, dai, ce la si fa allora. Ma ancora questo stun? Ok, è resistito. Per fortuna, so. Tactical move. Potete passare. Tra l'altro, sono passati 21 minuti. Mi sa che questo conveniva iniziarlo nel prossimo giro. Hai fatto un attacco critico. Porsche, vai. Adesso devo togliere il. Non letal attack. Ma perché vogliono tutti tirarmi giù Nepia? Porca di una miseria, oh! Allora, picchiamo questo. Che non si merita di esistere. Vai qua. No, interruption! Porsche, vache! Tiralo giù per piacere. Ok, ottimo. Tu, Roskva, vai a curare Nefia, please, che è messa molto malino. Thanks for the help. Ottimo. Allora, mentre invece tu, Ketil, forse conviene che te ne vai qua dietro, eh? Finta che non sei messo benissimo. Tu, Nefia. Aspetta, facciamo. No, mi prendo l'attacco d'opportunità, però se gli vado di lato. Però potrei sempre fare. Così non si prende il flank, però. Mi sa di no. Allora facciamo che vado dietro questo. Allora. Vai. Non fa praticamente niente, però pega pugni. C'ho lo stun, ma non lo sprecherei per questo. Eh sì, incastrata nei rovi. Puoi tirare fuori dai rovi per piacere. Ok. Così di nuovo in cover. Allora, tu vai lì qua. E tu vai qua. Poi abbiamo ancora il mostrone qua. Buono. E tocca a loro. Ah, io ci siamo autoflancati. The damage. Cerchiamo di flancarlo. Speriamo di non perderci a Slayfre. Allora, Tad, tu vai in suo aiuto. Poi allora, con lei vediamo un attimo cosa fare, dipende da cosa succede qua sotto. Tu hai visto su di lui, 90%, sì, vai.
No! Aveva lo scudo effettivamente. È andato. Vedrei su questo. Aia. Assorbito completamente. Io curerei me stesso allora, se possibile. Sorry a Sleifr, ma dovrei cavartela col tuo scudo, mi sa. Tu riesci a flancarlo? No. Beh, possiamo muoverci qua. Non sei messo benissimo, muoviti comunque qua. Così dopo potresti dare una mano in qualche caso. Ah, quello si sistema lo scudo, va bene, nessun problema. Fai come fosse a casa tua. Aione! Me lo tirano giù. No, mi ha tirato giù Ketil. Porca miseria. Tu riesci a ritirarlo su? No. Mi sa di no. Allora, facciamo così. Tu vai qua. E gli fai un dannone incredibile. Io speriamo che me la cavo. È andato. Allora, la Ostreghetta qua. Ok. Tu vagli addosso e tu altro stunni poi perché. Non possiamo permetterci che tu ti prenda il danno a Sleifre. Per cui. No, aspetta, prendi stunnello, tu muoviti. Nulla. Stunnello di qua allora. Ok. E adesso è solo lui che non fa niente. Allora, vai Nefia. Punzecchiagli un pochettino la faccia. Vai Thorfinn. E adesso Sleifr dovrebbe riuscire a far tutto, speriamo. Andata. A quel che danni ha Ketil? Please, non troppi. Allora, ok, niente. Bueno. Quello così, allora. Abbiamo tirato giù un sacco di gente. Erano dei banditi del Kaiser. Tesoro nostro abbiamo recuperato noi, per cui ora. Però non erano i tizi dell'accampamento, erano gli altri tizi che dicevano quello dell'uomo grosso, grande, grosso. Per cui mi sa che. Mi sa che niente, dobbiamo ancora cercare in giro, capire che cavolo di problemi ci sono. Dove dobbiamo andare? Accampamento dei viaggiatori, campagna, campagna. Proviamo a vedere di qua se c'è qualcosa. Mi sa che siamo già arrivati di qua, no? Forse devo buttare la schermata e poi mi perdo io. Sono questi, scusatemi. Chi sono questi? Vabbè. Io manderei avanti. Vai, perché quelli con lo scudo? Cioè, abbiamo solo la Sleipro davanti con lo scudo e non è neanche davanti.
Tu, cara Roskva, dovresti stare dietro, non dovresti stare così in mezzo alla gente, davanti, primo piano, ecco. No, i tre omaccioli li mandiamo davanti, questo lo mandiamo qua di lato. Nefia la mettiamo qua nelle retrovie. Mister Bimbo, Bingo Bango Bongo, rimango in Congo, lo lasciamo qua. Non vorrei intanglarlo, quindi lo metterei qua. Posto per tutti, no? Sì, vade. Aia! Ma tra l'altro io sono stupido perché bisogna interromperlo questo video, no? Facciamo che interromperlo adesso. Ve l'ho detto prima che andava concluso e invece... Ma no, Flunked! Ma no! No, non è così che funziona. Se vi invito a lasciare un mi piace e scrivervi se per caso l'aveste già fatto, lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata.